Genova, Isabella Ciotti, con chi sei? Buongiorno Francesco, io oggi sono qui con Emmanuel Diaz che il 14 agosto di 2 anni fa, a pochi metri da noi, ha perso il fratello Harry che aveva solo 30 anni e da allora Emmanuel per ovvi motivi non ha perso un passaggio non solo dell'inchiesta giudiziaria ma anche di tutto ciò che vi ruota attorno di riflesso però naturalmente, quindi a partire anche dalla questione della concessione autostradale e proprio su questo, anche sull'assegnazione di cui parlavate del nuovo ponte per quanto tempora ad autostrade, Emmanuel ha un'idea molto chiara, dicevi noi partiamo comunque sconfitti, siamo sconfitti ma già partivamo sconfitti. Buongiorno, sì è vero, io dico che noi partiamo sconfitti perché comunque a prescindere dai risultati i nostri cari non torneranno mai a casa. Devo dire che questa questione è ironica perché questo che doveva essere il simbolo della ripartenza in Italia di Genova si sta trasformando in un simbolo di omertà dove si evidenziano le vulnerabilità dello Stato italiano, che è proprio grazie a queste vulnerabilità che una società per azioni è riuscita a posizionarsi al di sopra dello Stato stesso. Voi vi sentite traditi, Emmanuel, traditi dallo Stato italiano o traditi dal potere di questa che lei chiama una società per azioni molto forte? Noi siamo stati traditi prima del 14 d'agosto, così come le 43 vittime sono state tradite, ma non soltanto loro, perché anche in migliaia di persone hanno rischiato di fare quella stessa fine. Che la sorte abbia scelto questi 43 è un'altra questione. Ma va ricordato ed evidenziato che lo Stato doveva sorvegliare questa concessionaria, invece hanno permesso che agissero di spontanea volontà senza prendersi le proprie responsabilità. Allora, questo è davvero una testimonianza importante perché la ferita è ancora aperta, non solo per chi come Emmanuel ha perso un proprio familiare, ma per tutti quegli italiani che hanno pensato su quel ponte potevamo esserci noi. Gualmini,